Bene, abbiamo visto la volta scorsa la parte relativa alle grandezze fisiche, le loro unità di misura, il sistema internazionale di unità di misura, le grandezze fisiche fondamentali, le loro derivate o indirette, misure indirette, e il multipli e sottomultipli di ciascuna unità di misura. Ok? Questa è la parte essenziale del capitolo introduttivo al corso di fisica. Oggi cominciamo a fare qualche esercizio, che sono cose tutto sommato semplici, lo facciamo insieme e se avete domande o obiezioni alzate la mano e intervenite. Cominciamo con questo esercizio, che è l'esercizio 12 a pagina 60. Del libro di testo della madre. Dimmi. Intanto lo leggo, scusami, solo un secondo. Qui vedete 3, scusate, 4 provette graduate, okay, contenenti dell'acqua. Questa è una tecnica che si utilizza in laboratorio quando devo misurare il volume in modo diretto. Qui le tacche sul bordo della provetta mi danno direttamente la lettura del volume. Qui abbiamo una provetta cilindrica, fatemi passare agli appunti, okay, che contiene una certa quantità di liquido. Su queste leggo direttamente il volume. Nella provetta ho dell'acqua, disegniamola in blu, ok. È chiaro che se immergo nell'acqua un sasso o un oggetto, ok, lo metto dentro, allora il livello dell'acqua cosa fa? Si alza. Quindi il volume che leggo sulla scala graduata sul bordo della provetta con il corpo immerso, quindi volume, chiamiamolo V2, quindi questo è col corpo immerso, mentre prima leggevo V1, solo acqua, il volume V del mio sassolino, dell'oggetto che voglio, che ho immerso nell'acqua, lo ottengo con quale operazione? Con una differenza, no? Il volume che leggo quando il corpo è completamente immerso, meno il volume che leggo quando ho solo l'acqua. Ok? Chiaramente per poter fare questa differenza, i due volumi devono essere espressi con le stesse unità di misura. Faccio l'ipotesi, se uno fosse in litri e un altro in centimetri cubici, devo prima mettere d'accordo, se no viene un numero che non ha nessun senso. Ok? Torniamo all'esercizio. L'esercizio ci dà quattro letture, vedete? La prima, solo acqua, leggo 20 centimetri cubici. Sì. Nella seconda, 23,5 centimetri cubici. È buona questa misura? Potrei fare questa meno la precedente? No. Per quale ragione? Perché il nostro oggetto, noi vogliamo misurare il tappo, attenzione, non è completamente immerso. Quindi posso fare la differenza. Allora, fatemela riscrivere qua. Qui abbiamo la prima lettura, chiamiamola V1, con 20 centimetri cubici, giusto? La seconda, sì, il tappo nell'acqua, ma è solo parzialmente immerso. V2 era 23,5. Se faccio la differenza, ho il volume, ma solo di questa parte.
perché il tappo non è completamente immerso. Ok? Poi abbiamo una terza misura dove ho l'acqua a questo livello, il tappo qua sotto e qui ho una pietra, un sasso. E questa è V3 che mi dà 48,5. E infine una quarta misura dove ho solo il sasso. Sì, chiedo scusa, certo. Questa è V4 e V4 era 41,5, mi sbaglio? Adesso leggiamo. Fatemi fare così, così è più agevole. Ok. L'altra è 41,5. Quali misure posso utilizzare per stimare, per calcolare il volume del nostro sasso? La terza e la quarta. La terza e la quarta. Perché? Ah, perché la tappa nella terza è completamente messa l'acqua. Certo, e inoltre tra la terza e la quarta il sasso contribuisce in ugual misura al livello, no? Perché comunque il sasso è completamente immerso, quindi l'unica differenza tra la situazione 3 e quella 4 è il volume del tappo che stavolta è completamente immerso, perché se io solo metto il tappo in acqua, il tappo galleggerà, quindi parte del suo volume è immerso, parte no. Mentre se ci metto una pietra sopra, il tappo è completamente immerso, fin tanto che la pietra rimane completamente immersa, allora le due misure, la V3 e la V4, mi danno una differenza che sarà esattamente il volume del mio tappo. Quindi il volume del tappo sarà V3 meno V4. Qui non ho problemi di unità di misura perché ho in entrambi i casi centimetri cubici. Per cui V3 avremo 48,5 centimetri cubici meno 41,5 centimetri cubici, che fa quindi 7,0 centimetri cubici. Domande? Perché scrivo 7,0 e non 7 e basta? Questo lo vedremo meglio prossimamente. Perché se, come osservate, i miei due numeri, i miei due dati iniziali arrivano alla prima decimale, allora posso arrivare alla prima decimale anche nel risultato. Ok? Questo ha a che fare con la precisione della misura. Altra domanda. Il volume del tappo che ho ottenuto in questo modo è una misura diretta o indiretta? Quando è che posso dire che una misura è diretta? Quando è derivata da un'altra base, tipo la velocità è tempo tramite distanza ed è derivata da. Ma allora è derivata, non è diretta. Anche indiretta. Quando è che una misura si dice diretta? Quando è una misura diretta? Quando è ottenuta direttamente dallo strumento, cioè lo strumento che mi dà immediatamente la lettura e l'unità di misura. Qui è il caso, il volume del tappo l'abbiamo ottenuto direttamente dallo strumento? No. Abbiamo fatto una differenza. V1, V2, V3 e V4 sono misure dirette, cioè vengono dalla lettura della scala graduata sulla provetta. Ma il volume del tappo viene da una differenza, quindi è una misura indiretta.
o derivato se preferite. Ok? E la ottengo con un calcolo. V3 e V4 sono dirette, il volume del tappo, la differenza è indiretta o derivata. Ok? Molto bene. Domande su questo? Quindi qui la risposta era la B. Andiamo avanti. Proviamo per esempio, questi sono gli ultimi, il numero 1 a pagina 61. Il quale dice la seguente cosa: su uno dei due piatti di una bilancia è posto un sacco di patate, equilibrato da 4 pacchi di zucchero da 1 chilogrammo, un panetto di burro da 250 grammi e 5 pacchi di pasta da 500 grammi, 7 uova da 650 decigrammi. Esprimi in chilogrammi la massa del sacco di patate. Ok? Qui abbiamo da risolvere la questione che i diversi componenti che sono sull'altro piatto hanno masse espresse con unità di misura diverse. Ok? Allora, qui abbiamo i due piatti della bilancia. La bilancia è in equilibrio, quindi qui c'è il sacco di patate. E qui abbiamo, cos'era, aspetta, zucchero, poi c'erano burro, pasta e uova. Dimmi, chiedo scusa, sì. Ok? Quindi nel nostro piatto di destra abbiamo cosa c'era scritto, scusate, 4 pacchi di zucchero. Ciascun pacco da 1 chilogrammo. Poi 5 pacchi, no, un panetto di burro da 250 grammi. Datemi scrivere un secondo, così dopo passiamo, vi mostro gli appunti. 5 pacchi di pasta, ciascuno da 5 ettogrammi, e infine 7 uova, ciascuna da 650 decigrammi. Ok? Allora qui abbiamo qual è il contributo dello zucchero. Dobbiamo esprimere, ripeto, il risultato in chilogrammi. 4 pacchi di zucchero, ciascuno da 1 chilo, 4 chilogrammi. Ok? Un pacco di burro da 250 grammi. 250 grammi va trasformato in chilogrammi, devo dividere per 1000, 0,25 chilogrammi. Devo spostare la virgola che adesso è qui di 3 posti a sinistra. Poi ho 5 pacchi da 5 ettogrammi, quindi ho 5 volte 5 ettogrammi, sono mezzo chilo, 0,5 chilogrammi, 5 per 5 è 25, quindi 2,5 chilogrammi. Infine ho 7 uova, da
650 decigrammi. Qui per i chilogrammi devo dividere prima per 10 per avere grammi, poi per 1000, quindi per 10.000. Quindi devo spostare 4 posizioni decimali. Quindi qui avrò 7 per 0,065 chilogrammi. Ok? Quindi il nostro totale, prendiamo la calcolatrice, se l'ho portata, spero di sì, abbiamo, fatemi fare solo l'ultimo calcolo, 7 per 0,065, questo mi dà 0,455 kg, quindi il totale vale 4 kg più 0,25 più 2,5 più 0,455 kg. E quindi sette punto 205 chilogrammi. Quindi il nostro sacco di patate pesa 7 chilogrammi e 205 grammi. Sono domande? Attenzione al passaggio da un'unità all'altra. Sì. Tutto chiaro? Sì, certo. Prego. Proviamo a fare anche il secondo, il successivo. Tutto bene, tutto chiaro? Ci sono domande? Posso andare avanti? Leggiamo l'esercizio 2. Stessa pagina. Il quale dice, in una bottiglia sono contenuti 450 ml di acqua. Quindi fatemi disegnare la bottiglia in questo modo, io disegno un vaso. Qui c'è l'acqua, anzi, la disegno in blu. E il volume dell'acqua è di 450 millilitri. Si versano all'interno sull'acqua 145 grammi di olio. La densità dell'olio è di 920 chilogrammi al metro cubo. Quindi mettiamo l'olio in arancione. Ok. I due liquidi non si mescolano. Calcola qual è il volume totale raggiunto dai due liquidi insieme nella bottiglia. Qui qual è la difficoltà? Posso sommare i 450 ml con 150 grammi di olio? No, perché? Perché sono grandezze disomogenee. Questo è un volume, questa è una massa. Devo prima calcolare qual è il volume dell'olio che ho versato nella bottiglia. Come faccio a calcolarlo?
utilizzo la definizione di densità. La densità dell'olio è uguale alla massa dell'olio diviso il volume dell'olio. Scusami, certo. Ok? Qui io conosco la massa, 145 grammi, la densità, me la danno loro, 920 kg al metro cubo, mi serve il volume. Come faccio a determinare? Prego? Sì, certo. Utilizzo quella che si chiama una formula inversa. Effettivamente tratteremo questo tipo di manipolazione delle espressioni algebriche in algebra un po' più avanti, ma spero che nessuno abbia dei dubbi, se no ditemelo, del fatto che se ho questa relazione, allora il volume dell'olio lo trovo dividendo la massa diviso la densità. Ci sono domande su questo? Tecnicamente per quale ragione? Beh, moltiplico per il volume a destra e a sinistra e divido per la densità. Ok? E quindi si semplificano. Quindi il volume dell'olio che ho aggiunto all'acqua è dato dalla massa dell'olio, 145 grammi, diviso la densità. 920 kg al metro cubo. Qui però abbiamo un problema, perché al numeratore ho grammi, al denominatore ho chilogrammi. Non si semplificano. Devo prima trasformare i grammi in chilogrammi. Se da grammi passo a chilogrammi, devo dividere per 1000. Quindi ho 0,145 kg diviso 920 kg al metro cubo. Quindi avremo che cosa? Il valore di questo rapporto, quindi 0,145 diviso 920, che viene 1,576 per 10 alla meno 4, scritto in notazione scientifica. E dopo cosa ottengo? Beh, al numeratore ho chilogrammi fratto chilogrammi fratto metro cubo. Quando ho una grandezza diviso una frazione, quindi qui ho chilogrammi, posso fare il numeratore per l'inverso del denominatore, quindi metri cubi fratto chilogrammi. E chilogrammi e chilogrammi si semplificano. Il volume rimane in metri cubi. Ok? Domande? È tutto chiaro? Ok, quindi in questo modo ottengo il volume dell'olio in metri cubi. Questo ci va bene? Non proprio, perché? Perché il volume dell'acqua c'era dato in millilitri. Quindi dovremmo trasformare o tutto in metri cubi, o tutto in litri o in millilitri. D'accordo? Come passo da metri cubi a litri? L'abbiamo visto l'altra volta. Un litro è il volume occupato da un decimetro cubo, quindi è un decimetro alla terza. Ma un decimetro è un decimo di metro. 10 alla meno 1 metri, tutto alla terza, proprietà delle potenze, moltiplico gli esponenti, quindi ho 10 alla meno 1 per 3 che fa meno 3 metri cubi.
Quindi un litro è un millesimo di metro cubo. O se preferite, un metro cubo sono 10^3 litri. Quindi il volume dell'olio, che abbiamo visto prima, era 1,576 per 10^-4 metri cubi. Per passare a litri devo usare questa relazione. Un metro cubo sono 10^3 litri, quindi non faccio altro che sostituire. 1,576 per 10^-4, al posto di metri cubi uso questa relazione. Al posto di metri cubi sostituisco 10^3, quindi per 10^3 litri. Di conseguenza 10^-4 per 10^3 fa 10^-1, quindi ho 0,1576 litri. Trasformiamo in litri anche l'altro volume, il volume dell'acqua, che era 450 millilitri. Millilitri per passare a litri divido per 1000, 0,45 litri. Quindi il volume totale è il volume dell'olio più il volume dell'acqua, 0,1576 litri più 0,45 litri. Prego? Sì, certo. E quindi il volume totale è 0,45 più 0,1576, 0,6076 litri. Ok? Domande? Tutti voi avete una calcolatrice attaccata, giusto? Attenzione, bisogna imparare a usarla bene, perché non è la prima volta che lo studente fa un esercizio in modo corretto, ma sbaglia a digitare la sua calcolatrice e il risultato viene sbagliato. Quindi è importante saper usarla bene, correttamente. Domande su questo? Tutti i passaggi vi sono chiari? Molto bene. Ce la facciamo. Passiamo al successivo. Cosa chiede? Chiedeva altre cose? No, c'è una domanda sola. No, calcola anche la massa complessiva, chiedo scusa. Calcola la massa complessiva. Beh, qui abbiamo il problema inverso. Abbiamo già la massa dell'olio e bisogna convertire la massa dell'acqua, il volume dell'acqua in massa. Ok? Usiamo la stessa tecnica. Per sapere la massa dell'acqua uso la definizione di densità. La massa vale la densità dell'acqua per il volume dell'acqua. Cosa ci davano? Non mi ricordo già più. 450 millilitri. Beh, la densità dell'acqua è un valore standard, 10^3 kg al metro cubo, 1000 kg al metro cubo. Il volume dell'acqua ce lo dava il testo, 450 millilitri, quindi 0,45 litri. Ricordando che un litro è un millesimo di metro cubo,
abbiamo 0,45 per 10 alla meno 3 metri cubi. Quindi la massa dell'acqua vale, dove, eccola qua, 10 alla 3 kg al metro cubo per 0,45 per 10 alla meno 3 metri cubi. Metri cubi e metri cubi si semplificano. Il 10 alla 3 e il 10 alla 3 vanno via perché fa 10 alla 0 che fa 1 e quindi viene 0,45 kg, 450 grammi. Quindi la massa totale, che è la massa dell'acqua più la massa dell'olio, sarà, la massa dell'acqua è 0,45 kg più quella dell'olio, che era data in grammi, se non sbaglio, 145 grammi sono 0,145 kg. Totale è 1,145 0,595 kg. Questa è la quantità di materia contenuta nella nostra bottiglia. Tutto chiaro? Bene. Quindi possiamo passare al successivo. L'esercizio 3. Adesso ve lo leggo. Sempre a pagina 61. Dice: la pista da ballo di un locale ha una forma circolare di raggio 3,2 metri. Fatemi fare un disegno della pista, okay. E questo è il raggio. Il raggio della pista è 3,20 metri. Per una festa, il proprietario della discoteca vuole allestire un piano bar al centro della pista, che occuperà un'area di, quindi l'area del piano bar è di 5,1,10 per 10 alla 4 centimetri quadrati. Una persona in piedi occupa in media una superficie di 30 decimetri quadrati, quindi diciamo superficie di una persona 30 decimetri quadrati. Qual è l'area della pista che rimane adibita al ballo? Qual è la pista libera? E quante persone in meno potranno stare in pista quando sarà montato il piano bar? Allora, è chiaro che in questo punto l'area libera, come la trovo? Qui mette il piano bar al centro. Questa, l'area del piano bar è questa qui. Come faccio a determinare l'area libera? La domanda è: come determino l'area libera, cioè l'area della pista che rimane libera per poterci camminare sopra, per capire? Prego? Certo, è l'area totale meno l'area occupata dal piano bar. Come trovo l'area totale? Ho una pista che è una circonferenza. Qualche problema? Devo trovare la superficie di una circonferenza, un cerchio.
Qualcuno si ricorda come si trova? L'area di una circonferenza, un cerchio. Pi greco per il raggio al quadrato. E poi a questa tolgo l'area occupata dal piano. Ok? Quindi l'area della pista che libera è pi greco per il raggio, che è 3,2 metri, tutta la seconda. In questo caso ottengo pi greco, è sempre usare, bene usare il pi greco della calcolatrice, non 3,14, perché 3,14 sono troppo poche cifre, per 3,2 alla seconda. Ottengo 32,170 metri quadri. Ok? Sì, certo. Fammelo riscrivere perché evidentemente era scritto male. Ok? Qui attenzione, ho l'area in metri quadri. Devo trasformare l'area del piano bar in metri quadri, qui ho centimetri quadrati. I centimetri quadrati, quanti metri quadri sono? Fatemelo riscrivere. L'area del piano bar vale 5,10 per 10 alla, cos'era, 4 centimetri quadrati. Allora, un centimetro è 10 alla meno 2 metri, giusto? Un centimetro è un centesimo di metro. Per passare alla superficie devo levare il quadrato, lo devo fare a destra e a sinistra. Ma 1 alla seconda fa 1, quindi qui ho un centimetro quadrato, vale 10 alla meno 2 al quadrato, si fa il prodotto degli esponenti, 2 per meno 2 fa meno 4, quindi 10 alla meno 4 metri quadri. Quindi un centimetro quadrato è un decimillesimo di metro quadro. Quindi l'area del piano bar vale 5,10 per 10 alla 4, al posto di centimetri quadrati scrivo 10 alla meno 4 metri quadri e i due, 10 alla 4 e 10 alla meno 4, si semplificano, che fa 0, cioè fa 1, scusate, 4 meno 4 fa 0, 10 alla 0 fa 1. Quindi l'area del piano bar in metri quadri è 5,10. A questo punto l'area libera vale l'area totale meno l'area del piano, cioè 32,170 meno 5,10, tutto in metri quadri. Otteniamo 27,07 metri quadri. L'ultima domanda era: quante persone in meno potranno accedere alla pista per, a causa del fatto che c'è il piano bar? Allora, il numero di persone è dato dal fatto che l'area del piano bar è occupata. A quante persone corrisponde quest'area? Beh, sarà il numero di persone in meno per la superficie occupata da una singola persona. Quindi il numero di persone, scusatemi, questa è una n,
che non potranno accedere alla pista sarà l'area occupata dal piano diviso la superficie occupata da una singola persona. Quindi n sarà uguale a l'area del piano, che è 5,1 metri quadri, diviso l'area occupata da una singola persona, che era 30 decimetri quadrati. Quindi dobbiamo fare una conversione. Un decimetro, 10 alla meno 1 metri. Il quadrato, un decimetro quadro, sono 10 alla meno 1 alla seconda, 10 alla meno 2 metri quadri. Quindi qui avremo 5,1 metri quadri diviso 30 per 10 alla meno 2 fa 0,3. Quindi metri quadri e metri quadri si semplificano. 5,1 diviso 0,3. 17 persone. 17 persone in meno potranno occupare la pista. Ci sono domande? Da personale, per oggi ci fermiamo qua.